Vediamo adesso che cos'è il lavoro compiuto oppure subito da un sistema termodinamico, tipicamente un gas perfetto in un contenitore con pistone mobile. Abbiamo visto anche che è uno dei due modi che ha il gas di scambiare energia con l'ambiente esterno. L'altro modo è assorbire o cedere calore. In questo esempio, il libro Amaldi immagina una trasformazione isobara dove il gas riceve calore dall'esterno. Quindi questa è energia che entra in forma di calore, ma allo stesso tempo un po' di energia esce dal sistema perché il sistema, il gas, compie il lavoro, spinge il pistone con una forza e lo solleva. Sappiamo che il lavoro è quando viene applicata una forza e questa forza produce uno spostamento, in questo caso del pistone. Si tratta di un lavoro motore perché forza e spostamento sono diretti nello stesso verso, verso l'alto. Poi in termodinamica, di solito questo spostamento del pistone viene trasmesso, per esempio, alle ruote, di un sistema, di locomozione, per esempio, una locomotiva. E perciò dal calore, si ottiene lavoro utile, lavoro meccanico. Dunque, in conclusione, abbiamo che il gas compie lavoro quando spinge e solleva il pistone, mentre invece subisce un lavoro dall'esterno quando, malgrado la spinta, è costretto ad essere compresso, perché evidentemente è maggiore, appena maggiore, la pressione esterna rispetto a quella interna. Ricordiamo che la differenza tra le pressioni deve essere impercettibile, altrimenti non potremmo parlare di trasformazioni quasi statiche. Cioè trasformazioni che avvengono in un tempo infinitamente lungo, attraverso stati continui di equilibrio tra l'interno e l'esterno.